stai chiedendo, te lo stai chiedendo. Ma che cazzo di fine hai fatto? Me lo sto chiedendo pure io. Ma perché? 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 Che cosa vuoi che ti racconti di più di quello che sta succedendo nel mondo? Perché? Perché? Non c'è un perché, cioè nel senso, il perché c'è, ma non è niente di preoccupante. Fortunatamente al momento non abbiamo preso nessun Covid, siamo tutti bene, però ecco, la vita corre, fugge, va veloce e tu stai lì, che ti cosa passare, tu, oh, vengo, e tu cerchi di rincorrerle. Io non so se voi avete figli, io ho due figli che mi danno un sacco di problemi, mi danno un sacco di problemi, un sacco di agitazione, ogni giorno ne devono fare una. Se mi seguite su Instagram lo sapete, lo vedete, e quindi qua non ci si annoia mai, cioè per voi vabbè, ma giù si latita da mesi, 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 io ho l'affanno di fare le cose. Che ne so, poi che altro? Una gatta bella e buona, una gatta che noi abbiamo fuori, che sicuramente magari qualcosa l'anno scorso vi avrò fatto vedere, una gatta bella e buona è entrata dentro casa e ha deciso di pattolirmi dentro casa, quindi ha deciso che questa sarebbe stata la sua nursery, è andata in tavernetta, ha trovato un materassino, avete presente i materassi delle culle di quando Antonio era piccolo? Perché quei due cornuti dei miei figli ci stavano giocando, lo hanno lasciato lì così fuori in mezzo alla stanza, la gatta è entrata dentro, era solita farlo, diciamo, ogni tanto entrava perché le davo da mangiare, lì entrava, poi dopo usciva. Questo è che è entrato, non è più uscita, a mezzanotte sono andata a cercarla, l'ho vista spingere e partorire. Mi ha partorito in casa 5 cuccioli e ha deciso di dormire qui la notte, di rimanere dentro mentre noi andiamo a lavoro. Ha deciso di stabilizzarsi qua insieme con Cico. Mi ha fatto trovare due volte due sorpresine in casa e poi non è più successo. Ho chiuso tutte le porte, lei, diciamo, per sgranchirsi le gambe ha le scale, si fa tre piani avanti e dietro e l'ha nella tavernetta e quindi sta niente, ho i cuccioli dentro casa che fortunatamente hanno 2 settimane più o meno, quindi non si muovono tanto, stanno sempre lì, appena si allontana un attimo lei ve li faccio vedere, ve li faccio conoscere. Nicole innamoratissima, Nicole fa i compiti con loro vicino, non li tocchiamo ovviamente perché sappiamo che non si toccano, ecco, cioè per dirvi che qui non vi annoiate mai, quindi quando voi pensate Giussi che cosa è successo, cioè, Giussi sta semplicemente tentando di sopravvivere a una serie di fattori di cose che gli succedono, che non vi, poi sempre solita storia, cioè non è che negli anni è cambiato, è sempre solita cosa, studiare è un incubo perché la voglia, diciamo il 99,9% delle volte non c'è, quindi studiare, fargli fare il tutto e questo è l'italiano e questa è la matematica e questa è la spesa e questo, io non lo so voi, ma qui il tempo passa senza rendertene conto, la casa vuole essere anche lei presa per mano, i bambini vogliono essere presi per mano, Giussi vuole essere presa per mano perché Giussi si perde a volte nelle 3.000 miliardi di cose da fare. Ho anche pensato bene di aprire un'attività tutta mia al quale non sono riuscita a dedicarci il tempo che volevo, quindi cioè, come vedete è tutto molto fantastico, però ecco, oggi è 14 aprile sono iniziate le vacanze, cioè non sono andata a scuola praticamente da oggi fino a mercoledì, fino a martedì, mercoledì sì, niente. Come è finita la scuola, subito si sono prenotati, mamma viene l'amicetta mia, mamma viene l'amichetto mio, e oggi quindi vengono un'amichetta di Nicole, un'amichetta di Antonio, e vengono qui a casa. Va bene, è giusto che anche loro, voglio dire, allora o deciditi, o li fai stare con il telefono in mano, o li fai vivere una vita sociale, vivessero una vita sociale, è giusto anche che vedano gli amichetti. Ok, mamma quando ha una vita sociale, no, chiedo per un'amica.
E niente, vedi, adesso sono le 3:10, ma perché non fai video? Perché se io poi parlo con voi non faccio le cose che devo fare. E quindi adesso ricomincia tutta la tiritera normale di ogni santo pomeriggio, ci mettiamo a fare la cucina e devo spazzare per terra, insomma, ecco, dare una parvenza, deve venire gente a casa, no? Ecco, quindi diamo una parvenza di pulito. Popcorn in preparazione per i bambini, avevo detto che c'erano i bambini in casa e quindi popcorn. Nicky sta aspettando la sua amichetta. Sembra così. Tra poco viene, tra poco viene. Qui tutto bene. Ritenta, Giusy, sarei più fortunata. Li ho bruciati tutti, li ho buttati. Sto facendo gli altri. Ciao. Evitiamo di fare brutte figure, no? Cuocete per bene. Eccole, sono arrivate le bomboniere per la comunione di Antonio. Ho ordinato le bomboniere da internet. Ora Allora, praticamente noi come chiesa siamo stati, cioè nel mio paese, è l'ultima chiesa che ha annunciato il giorno in cui ci sarebbe stata la comunione dei bambini. E l'hanno divisa in due turni, 26 giugno e 10 luglio. Io sono capitata nel turno del 26 giugno. Quindi nel momento in cui abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso, no, nel momento in cui hanno comunicato il giorno della comunione, io ho iniziato un po' a vedermi in giro e la prima cosa che ho comprato sono state le bomboniere. Perché ho spulciato un attimo che cosa, diciamo, c'era in giro. Non mi piacevano le classiche bomboniere da comunione, quelle diciamo, religiose, quelle con i bambini che pregavano, no? Quelle cose non mi piacevano. E quindi sono andata su una cosa molto molto semplice, senza spendere chissà che, anche banale, se vuoi voglio dire anche banale, però ecco, senza neanche cervellarti tanto, sinceramente, un consumatore ambienti che alla fine uno, tutti quanti in casa almeno una volta nella vita lo abbiamo usato, no? Ecco, se ci viene regalato noi lo usiamo, perché no? Quindi ho contattato questa persona, lei molto molto gentile, perché c'era il sito, quindi ho visto il sito, ho fatto il pagamento, abbiamo concordato come volevo la confettata, eccetera. E adesso la devo aprire perché io devo vedere, devo controllare che siamo a posto. Quindi tutte non le posso aprire, però una, quella che rimane a me, la apro e in più ho preso, eccola, anche una grande da mettere in camera da letto. Questi sono sacchettini che mi ha messo in più. Va bene, ok. Allora, apro prima la bomboniera, che è per i parenti e quindi quella che è per me, che mi dispiace anche. Stanno salendo le bambine. No, è più grande di quella che immaginavo. Adoro, bellissimo. No, beh, è più grande di quella che immaginavo. Allora, sentiamo. Madonna, che profumo! Sentita, no, assolutamente fantastica. Le mie teste di moro. Allora, è una testa di moro
double face, dalla parte una donna, dall'altra parte un uomo. È un profumatore ambienti. L'unica cosa che non mi convince è che i piripicchi sono corti. Secondo me sarebbe stato più bello, ecco, qualcosa di più lungo. Ma vabbè, le persone, voglio dire, poi se le comprano. Queste stavano in dotazione. Però mi piace assai, perché io sinceramente pensavo fosse più piccole. Invece no. Invece no. Che caroccia. Bella, mi piace, bella. Cioè, oddio, a me piace. E questo invece è quello che ho preso per me, per la camera da letto, sul comò della camera da letto. Bella, 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 assai, mi piace. Vabbè, gusti personali, ovviamente. E siccome è profondo, questo posso prendere i tulipani dalla Lidl e metterli qua. Ci piace. Assai, mi piace assai, mi piace assai. Quando vedete i video interrotti così in questo modo, che prima sono una location e poi sono un'altra, è perché è entrato qualcuno in cucina. Era entrato qualcuno in cucina e quindi ho dovuto stoppare. Niente, le bomboniere sono arrivate e quindi cosa vi stavo dicendo? Ah, che abbigliamento per Antonio ho preso. Ho sentito di cose assurde. Ho sentito di persone che hanno speso anche 500 euro per l'abito del bambino. Non è il mio caso, non è il mio caso, no. Io ho preso un pantalone, una camicia a maniche corte in bianca e una giacca. E in tutto avrò speso poco più di 100 euro, poco più di 100 euro. E va bene, cioè nel senso, non è ovviamente il classico, bellissimo tra l'altro, il classico abito da cerimonia, perché mio figlio non ha il corpo da poter mettere una cosa del genere. Forse se l'avessi io magari mi sarei anche prodigata per comprarlo. Quindi diciamo non giudico chi invece compra, perché ovviamente il maschietto ha tanti pezzi, no? In confronto forse all'abitino della bambina, ora che ci sto pensando. Nicole, quando io ho scelto le bomboniere, già ho detto, io voglio pure queste. No, mamma, te l'anno prossimo facciamo un'altra cosa. Non ho più la gelosia proprio dentro le vene. No, no, io voglio queste bomboniere, babbo. E io credo di mettermi qualcosa che ho. Ristorante l'abbiamo prenotato. Abbiamo deciso di non andare in una sala di ricevimenti, come ho sentito anche molte persone che stanno scegliendo quello. Non andiamo in agriturismo perché noi viviamo in una città di terra e quindi diciamo siamo noi abituati a mangiare tante tipologie di carne. Abbiamo scelto questa volta il mare, quindi abbiamo scelto un ristorante vicino alla mia sala ricevimenti, la Perla del Doge, quindi tra Molfetta e Giovinazzo, e andiamo ad un ristorante lì. Abbiamo già fatto il menù, abbiamo scelto tutto. Quando siamo andate a vedere ho visto che i tavoli erano, diciamo, c'erano le tulipani, non mi dico. Sui tavoli c'erano dei tulipani. Ho chiesto di mettermi i tulipani bianchi e poiché la bomboniera ha questo nastrino, diciamo, verde turchese, ho chiesto di mettermi qualcosa che richiamasse quel colore e me l'hanno trovato. La torta me la fanno loro, una torta semplice con scritto della loro comunione, insomma è tutto molto semplice, senza cose sfarzose, perché siamo soltanto noi, i nostri genitori e le nostre sorelle, basta. Le nostre sorelle, entrambe le sorelle, che però... Cico. Che però hanno entrambe un piccolo... Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Hanno un piccolo fagottino nella pancia. Quella piccola, non si vede molto, però tutte e due ce l'hanno. E quindi stiamo per diventare nuovamente zii. Nuovamente zii. Beh. Stai a fare là?
Uno guarda l'altro. Sto a controllare la situazione. Chico, che vuole questa? Boh. No, non fate più i cazzi vostri, cioè, no. Non sembra, ma stamattina sono molto orgogliosa di me. Perché? Perché ho due bambini in casa che stanno studiando, più o meno, cioè a modo loro, quando si ricorda, perché più passano, diciamo, mezz'ora a parlare, 2 minuti a fare i compiti, gli altri mezz'ora a parlare, ma vabbè, sono fatti loro, e sto rassettando casa nella maniera migliore che posso, quindi lavatrice, asciugatrice, devo andare a stendere, devo andare a mettere l'altra lavatrice, ho cambiato i letti, insomma, sto procedendo con tutte le difficoltà del caso, perché comunque nella mezz'ora in cui chiacchierano tu devi intervenire e fare quindi voglio dire, le interruzioni ci sono, ma va tutto bene, sto procedendo solo nella cameretta dei bambini, adesso ho fatto i letti, adesso devo spolverare, passare l'aspirapolvere, perché sembra che praticamente, non lo so, che ci vivano chiusi da 2 anni e io non entri mai in questa camera, sembra, ma non è così. Oh.
Quindi avrà fatto rite con qualche altro gatto. Guarda i disegnetti sul muso. Buongiorno, io vi do il buongiorno, nel frattempo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e nel prossimo video vi faccio vedere l'abito che ho scelto, ho comprato, che mi è arrivato, che ho scelto per il matrimonio dell'11 giugno e anche quello della comunione. Una cosa semplicissima, questo però è più da matrimonio, non l'ho ancora indossato, il pacco mi è arrivato, sono 2 giorni, 2 giorni, sono 2 giorni che il pacco è qui, ma io non l'ho ancora indossato perché non mi ingozzava di spogliarmi a provarlo, ma lo sto per fare e quindi lo vediamo nel prossimo video, ok? Dopo tanti anni sono tornata. Mi è arrivato di nuovo, si può essere, cioè, non prendete mai per buono niente.